Ora sì, perfetto. Buonasera. Allora, ragazzi, oggi, a parte il fatto che sto aspettando che finisce l'aggiornamento di Eurotrack, finito, perfetto, chiudiamo. Buonasera a tutti. Oh, ciao David. Allora, Infatti sto ragazzi. guardando la live. Come va? Va bene, sì. Sì, stranamente non mi lagga. Meno male. Ci da dico tutto spento. No, vabbè, il solito problema del cavolo 1080 che non regge. Ah, ok. Ragazzi, oggi skiniamo. Oggi facciamo, creiamo lo skin. Non giochiamo, creiamo le skin. Sono due skin che mi servono per i futuri video. Ti sento molto meglio con la voce. Sì, è perché stamattina ho preso, cioè, prima, no, dopo pranzo ho preso, come si chiama? Il Bentelan. E quindi non ho Ma sta fatto. meglio o ancora sempre un po' No, di ieri problemi? David è stato allucinante. Oggi dico. Oggi stava per quasi per fregarmi di nuovo, perché avendo le porte aperte con questo caldo, c'è il vento che ti alza il polline e quindi ame. E quindi ho dovuto chiudere e subito dopo mi sono preso appunto i Bentelan, perché veramente non ce la facevo proprio più. Vabbè, iniziamo. Apriamo il progettino. Qua, andiamo qua. Qua. Niente, Eccoci. stavo per scaricare un gioco e lo scaricherò quando potrò, da tanto mancano sempre 20 giga. Ci vuole a 4 ore in realtà. E sto Porca miseria. scaricando The Crew 2 perché l'ho comprato e Ah, volevo provare. ok. Ah, allora ragazzi, questo è lo Sprinter della Mercedes. È una mod che lo trovate su forum SCS, proprio nella sezione mod di Euro Truck Simulator 2. E questa è la è template che noi andiamo a modificare adesso. Allora, prima di tutto iniziamo un nuovo livello. Questo non è un tutorial, potete anche prenderlo come spunto come un tutorial per fare le skin. Però serve prima a me, ecco. Quindi se faccio velocemente, scusatemi, ma il tutorial è una cosa che trovate sempre sul mio canale YouTube su come creare le skin per Eurotruck e American Truck dalla A alla Z. Ma qui devo farle io, quindi faccio velocemente. Allora, creiamo il baduffolo. Io devo cambiare il dissipatore qua, perché questo qua è andato ormai. Del computer. Sì. Ne ho trovato uno di i nuovi AMD che dicono che sono ottimi. Costa una cinquantina di euro più o meno. E dicono che sono ottimi. E quindi mi compro direttamente quello. Amen. A me converrebbe anche prendere un hard disk esterno qualcosa, se per video. No, Non un hard no, disk. no, vabbè, l'hard disk, sì, vabbè, io c'ho, devo sempre prendere un hard disk da 4 tera, infatti ce l'ho sempre lì, ma non ho mai i soldi per comprarlo, e quindi c'ho quello là esterno da 1 terabyte, però è strapieno ancora, già, quindi, ma Ma comunque di io i quanto tera? Io video, c'ho 2 tera e l'SSD. io comunque i video che carico, una volta caricati e usciti sul canale, li elimino perché che cazzo me ne tengo a fare? No, io, a parte che io ultimamente i video non li sto più caricando perché ce n'ho più di 100 da parte, cioè li sto caricando ma non li sto più registrando. Piano piano, ecco. Proprio per quel motivo lì. Seconda cosa, l'ho sulla disk, c'ho anche una disk esterna da 500 GB, ci sono i video, però l'ho editati quasi tutti, cioè non è che l'ho tenuti in formato originale, AVI, che se ti ricordi bene, cioè se sai bene, sono anche 1 giga ogni minuto alcuni, se Sì. non li editi. E Sì. li editavo subito, appena li registra uno li editavo, perché se no, buonanotte.
Però ho visto con OBS i file quando li registro, massimo che forse perché l'avevo impostati con una qualità pessima, sicuramente. Mm-hmm. Massimo che mi arrivavano era 2 giga come grandezza di spazio, quindi eh sì, sono sempre 2048, ok. Però così mi sembra che ho messo una qualità pessima. Io? E poi li montavo. Con ma io l'ho messo una qualità pessima, non si vede bene. La live non sì, si vede bene. La live, ti ripeto, io ho guardato... No, si vedeva, era la chest a me che il planare 1080, comunque si vedeva. No, mi chiedevo che ero io che avevo messo... No, il problema è mio che 1080 non li reggo con la connessione. Ah, ok. So 720 al massimo. Sì, massimo, sì, ma non 1080 non li reggo. Ok. Allora, che cacchio devo fare? Ah, sì. Dicevo, a me i file mi venivano su 2 giga, 3 giga massimo con OBS. Non so a te quanto ti vengono. E allora io usando Shadowplay, perché lo puoi usare anche tu, penso. Sì, ma mi rubba più OBS. No, io OBS proprio. Io ci ho tolto le speranze con OBS, infatti uso Shadowplay perché mi si disincronizza l'audio col video. Dopo 5 minuti succede questo. Io non ho capito il perché. Ah, vabbè, ma quello è un problema che io un problema che non avrei questo problema perché se ricomincerò a fare video, per ora no, perché ce ne ho troppi, però ho proprio OBS, l'audio commentary, o lo faccio in diretta oppure metto Audacity dopo, quindi quello è un problema che si può anche togliere. Sì, però su quella ragione, un problema di OBS è il discorso di non avere due tracce audio insieme, una cosa che mi dà noia. Sì, no, ma all'improvviso... si disincronizza una cosa pazzesca. Io per questo uso ho levato OBS, che faccio solamente live con OBS e vado. Sì, però capito, siccome per le live sei obbligato, usi quello, usi quell'altro programma, che quell'altro non so, Angie e Giacci, allora dico sopra anche per registrare. Ah, boh, certo, capito. Tra l'altro è anche gratuito. Poi certo. Se mi dici fra Shadowplay e OBS è meglio Shadowplay, anche perché gli FPS credo non ti, cioè i frame rate non ti droppi, mentre con OBS un po' lo perdi, non tantissimo, ma qualcosa perdi, eh. Sì. Non è proprio eccessivo la perdita dei... No, non era come Fraps di X. No, assolutamente no. Di X, quei programmi lì. Com'era? Bandicam, mamma mia. Quelli lì erano tutti e tre programmi, fra tre il peggio era Fraps. Ma Fraps, ecco, qualsiasi cosa gli davi, gli facevi registrare, quello te lo registrava, e te lo registrava anche bene. Il problema è che sono pesantissimi. Il problema, allora, Fraps ha un difetto, secondo il mio punto di vista, che i giochi te li registrava tutti. Sì. Cioè non è che c'è problema che OBS alcuni giochi non li prende. Assolutamente no. Te li registrava tutti, però infatti venivano troppo grosse. Quello è un problema di Fraps. E io mi ricordo... E poi laggava e la fa schifo. Sì, perché era pesante. Perché te lo dava non i MP4, ma i navi. Quindi... Sì, i navi. Dixtory ha un grosso problema, due grossi problemi. Aveva un pregio che non aveva né Fraps, mi sembra non l'avesse, forse ce l'aveva, mi sembra di no, discorso della registrazione dei due canali, mi sembra però Fraps ce l'avesse. Non lo so. Però comunque Dixtory aveva discorso dei due canali, il problema di Dixtory è che ogni tanto si buggava, cioè sì, te chiudevi la registrazione e continuava a registrare. Esatto. O si bloccava il file, ti corrompeva il file, quindi lì in poi vaffanculo. Però anche quello su alcuni programmi funzionava, su altri no. Quindi aveva un po' anche quel problema lì. Bandicam non l'ho mai utilizzato. Poi non ce n'era tanti altri, eh. 5-6 anni fa c'era quei due lì. Sì, più o meno sì. C'era Action, che ho usato anche quello.
No, quello non ho mai fatto. Il problema di Action era, allora, più leggeri entrambi, il problema è che alcuni giochi non li registra. È come OBS, alcuni giochi non li registra. No, OBS è ancora meglio di Action, secondo me, però alcuni giochi non li registra. A meno che tu non li fai... No, OBS li registra, perché te può fare o schermata intera, schermata... No, io ci ho provato adesso con King of Avalon, che quello è su Android. Non l'ha voluto... No, mi registra solamente OBS, mi registra solamente l'applicazione. Il gioco avviato dentro l'applicazione, cioè nell'applicazione, come si chiama? Neanche con lo schermo? Stacks. No, non mi rende. Non lo rilevo. Alcune cose no. I giochi vecchi. Mi ricordavo anch'io qualche gioco su Steam e non me lo registrava. Per esempio, quindi, Need for Speed Most Wanted, non me lo prende OBS. A me cosa mi prende? Mi si chiamava To the Moon, non me lo prendeva. E vedi? Non so perché. In un modo, poi non so se riuscite a registrarlo in qualche modo. Non me lo prendeva. Parecchi giochi che ho... Non so spiegare, Evidentemente, non lo so, c'ha qualche cosa, bisogna scaricare qualche codec aggiuntivo, non lo so. Sì, più o meno che sì, qualcosa c'è. Sì, ma che cazzo. Perché tutti adoperano OBS, se non OBS Streamlabs, ma è sempre il solito, quindi. Ho capito, però metticelo di default queste cose, non è che uno deve andare a impazzire. Sì, 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 quello sono d'accordo. E allora quello a questo punto... Vaffanculo, uso almeno me lo fa, mi fa giocare, mi fa registrare Shadowplay e posso andare anche in live con Shadowplay. Non l'ho usato perché vabbè, OBS, mi sono trovato con OBS, ma uso OBS per fare le live, ma non, se vorrei, volessi abbandonare definitivamente OBS, cioè Shadowplay, rame. No, io se li uso per OBS, poi se alcuni giochi non me li registra, alcuni ho dovuto riutilizzare Dxtory, mi sembra. Sì. Un po'. Perché proprio non voleva proprio andare. Mi sembra di no. Però vabbè. Ok. C'è anche Discord che può farci ora anche le live, ho visto. Ah sì, però boh, non lo so. Ho visto anche che su Facebook si possono fare live. Sì, ma devo dire la verità, come cosa fa funziona anche bene. Facebook? No, no, Discord. Ah, okay. A Facebook non credo. Discord ho visto funzionava bene. No, ci fanno le live di Eurotrack, American Track. Con la connessione che ho io sono riuscito a farlo un pezzettino. Se lo fa su YouTube non me lo fa. Quanto tempo sei stato? Non lo so come mai. Vuol dire che hanno server più leggeri. Può essere. O magari la piattaforma proprio che è più leggera. È peggiorata Discord, eh? Da due o tre anni è peggiorato. Però sempre meglio di altre. Da cosa lo deduce? Dal fatto che ogni tanto l'audio si sminchia. Ma no, che cosa dici? Ma cosa dice mai? Ma no. Vediamoci questo logo. Porca puttana Eva. Allora, ingrandiamo di nuovo qua. Ieri mi sono imbattuto in una live del 1983 degli Space. Wow, spettacolo. Una live? Sì. Concerto, come ne si chiama? Si chiamano live adesso, non si chiamano più concerti. sì, vabbè, ma perché ora c'è la moda di rifare? Sì, sì. Ma mi sa che purtroppo per chi fa quei lavori lì per almeno un annetto o due sarà così, Di cosa? Fa concerti, roba varia, che pensano che ritorna come prima?
Sì, vabbè. Una cosa. Ma neanche questo. No, per quello ho detto io. L'unico futuro è fare concerti in live, in streaming. Sì, perché ormai senza social qua, perché è sempre social si sta parlando, anche se sono audio video, ma per sempre forza, se no, sì, sempre un social lo devi usare per sempre, se no come fai? Ma c'è qualcuno che si sta adattando a fare prima ancora della pandemia che è scoppiata, ancora prima, quindi ti ho detto che secondo me l'unico modo sarà quello per un paio d'anni, poi non lo so, certo fosse venuta negli anni 90 la situazione era molto diversa da ora, sì, c'è una cartella logica. Nel senso che la connessione non l'avevano pochissimi e che l'unica cosa che potevi guardare era la televisione. Però il streaming roba lì non esisteva, a parte il streaming, non esisteva neanche la connessione internet. Cioè c'era, però chi ce l'aveva? Pochi. Sì, pochissimo. Se è venuto all'epoca, secondo me era peggio per la società, perché vuoi bene o male ora, diciamo, c'è social, c'è le cose, c'è quello, c'è quell'altro. Se fosse venuto a quel tempo lì, secondo me sarebbe stato peggio. Dici? Per quello, se poi mi dice a livello economico, per l'Italia era meglio, perché comunque si ripartiva una situazione sicuramente migliore di ora. Lei dice? Però io sono dell'idea, te lo dico sinceramente, l'ho scritto oggi in io tornerei a quegli anni lì piuttosto che a quelli di ora. Ci metterei la firma? Ma istantanea proprio. Subito. Non ne frega nulla. Però col cervello d'ora. Ah beh. Allora. Te ce la metteresti la firma? Sì, ma non col cervello di ora. No? Non il mio. Ovviamente, ma di molti personaggi. Perché è meglio avere il cervello a meno quadrate che funzionano come era prima che quello di adesso che non funzionano per niente. Oh, ma secondo me il cervello in realtà più vai avanti, a parte poi quando uno arriva a una certa età che e più si spegne. Per motivi, diciamo, di vecchiaia tende a perdere, ma quando parliamo di vecchiaia, ma qua non parliamo di vecchiaia. Ma te dici quello? No, ma io dico il tuo cervello, non quello degli altri. Il mio sta a posto. Io dico il tuo, non è che, non so se hai capito, non è che voglio tornare agli anni 90 col cervello di quando avevo negli anni 90. No, avevo capito questo. Capito? Quella è la differenza. Cioè, tornerei bambino col cervello di bambino. Invece tornare bambino col cervello di ora, che è una cosa completamente diversa. Ah, certo. Ma su questo siamo d'accordo. Allora. Dicevo questo io, no col cervello degli altri, assolutamente. Cervello deve rimanere il mio. Col tuo. No, io col tuo. Allora. No, su questo mi trovo d'accordo. Allora, facciamo così, poi facciamo. Torniamo qua. Addirittura io metterei anche la firma per tornare con l'età di ora. Quindi con 30 anni di ora, però negli anni 90. Addirittura. Metterei proprio la firma. No, aspetta, che cazzo ho fatto. Incolla qua. Sicuramente vivi meglio di ora, secondo me. Ah, guarda, su questo siamo d'accordissimo. Qua non lo so se questi a specchio oppure no. Wow. C'è tutta la tecnologia, ma te lo immagini rivivere gli anni del boom, no del boom economico, perché il boom economico è stato prima, ma gli anni 80-90, perché comunque anche nell'80 ci fu, comunque si stava, l'Italia andava bene. Già fine anni 90 cominciava ad andare male.
comunque vive tutte le scoperte, la prima PlayStation col cervello di retro di 30 anni. Te lo mai? Come? È bellissimo. Secondo me sì. Secondo me sì. Così, 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 cos'ha? Perfetto. Allora, qua, che cazzo ci faccio? Qua nulla. Che qua, questa è la minigonna. La minigonna, minigon, poroporom. Allora, qua ci potrei mettere qualche altra cosa, vediamo. Belli, ah, dietro. È retro. Scusami se parlo da solo, ma... Il bello è che... Cazzo sta? Stavo dicendo, il bello è che non mi trovo. Perché non mi trovo? Ma questo magari lo posso mettere qui. Portello. Possiamo fare così. E possiamo fare. Scusa. Parlando dei giorni nostri, David, io vedo che più passano i giorni, i mesi, gli anni, e più vedo cervelli spenti, ok, la gente vuole usare proprio a zero, proprio il meno possibile, e usa il cervello degli altri sbagliando. No, il problema è ora con questa cosa, secondo me comunque non al di là dei problemi che ci trascineremo per anni, perché sicuramente la cosa andrà avanti per anni, non penso che si risolva in un anno. No. Me lo auguro, ma non penso. Non penso neanche che ci sia un miglioramento a livello societario. Questo è il problema. No, si sarà una sorta perché di degrado proprio. Dovrebbe essere il contrario, perché in teoria quando succede qualcosa di grave, tipo quello che sta succedendo ora, il dopo dovrebbe puntare a qualcosa, cioè le persone dovrebbero a pensare più all'essenziale. Non mi sembra che stiamo andando in questa direzione. No, assolutamente. C'è da dire che siamo tutti impreparati, che sono almeno due o tre generazioni che non si vedeva una cosa simile. Ah, ma tu stai parlando della pandemia? No, io stavo parlando sì, in sì, generale. Sì, sto parlando della pandemia. Allora, te lo dicevo io, che pensavo che dopo pandemia tornasse a SMA, non subito, però dopo un po' comunque ci possa essere un cambio di mentalità, ma secondo me non succederà. Si cambierà qualcosa, ma che penso, se penso che la società cambierà la società in alcuni aspetti, però non penso che le persone siano ritornino a essere migliori, a quello non penso. Me lo auguro, ma non penso. Te che ne pensi? Non lo so proprio, non riesco nemmeno a immaginare. Certo, un cambiamento ci sarà, che dovremo essere soprattutto molto più prudenti, molto più responsabili, eccetera. Però non lo so. Che ci sia un coso, cioè il discorso che volevo dire io, Non penso che si torni come era dopo la guerra negli anni 50-60, in cui gli italiani erano meno meferisti di ora. No, assolutamente, secondo me sarà ancora peggio. Capisci? Perché una situazione del genere in realtà ci dovrebbe essere proprio quello, l'aiuto. Cosa che non penso che avvenga. Ma in primis è lo stesso chi ci comanda che non fa questo. Ma non vuole, non vuole, non è che non lo vuole, non fa, non vuole che ciò accada, proprio per i suoi interessi, che saranno politici, che saranno economici, saranno quelli. Allora qua dobbiamo mettere una scritta
Altra scritta, come la mettiamo? Come la mettiamo? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Una bella scritta, una bella scritta. Questa? Qua. Ti provo work in progress. Work in progress. Così. No. Cos'è? Così è bello. Così è bella, ce la mettiamo con così. Mostros. Allora, no. Yes. Sbam. Salva. E PNG, ovviamente. Logo. Work. In progress. Mettiamo questa per la scritta qua. Importa. Mettiamo proprio qua sopra. E ovviamente ce lo mettiamo anche qua. Okay. Nuovo livello. Andiamo qua. Ovvio. Allora, qua sopra, che cazzo ci metto qua? Qua sopra cosa ci metto? Questo sarà colorato. Qua dietro dobbiamo, qua dietro ci possiamo mettere questo qua. Eccomi. Porca puttana. Allora, ci possiamo mettere qualcos'altro. Vediamo un pochettino che cosa abbiamo qua. Porca miseria. Dove sta qua? Ragazzi, scusate, piglio una borocellina. Porca. Che sembra vitamina C. Senza zucchero, fanno schifo, lo so, però almeno. Le non sono buone. La Tranne borocellina è una buona. piccola, buona ce n'è buona, lo sciroppo. Quello è buono. Quello è cattivo. No, alcuni c'è cioè uno mi ricordo prendevo che era buono. Ah Ma sì? uno. Sì, non mi ricordo che mi sembra se era per la gola o qualcosa. Quello è buono. Sembra se era dolce, sembra il miele, sembrava. No, io da piccolo prendevo uno sciroppo che mi viene ancora i brividi addosso a pensarci. Era fragola. Ma faceva uno schifo, ma di uno schifo. Porca puttana, che io quando vedevo che mia madre stava per venire con il cucchiaino scappavo. Era terribile Ok. quello sciroppo. E mia madre a correre indietro. Porca puttana. Ragazzi, da napoletano non posso mettere il ciucciariello con Forza Napoli dietro. Che ci sta, voglio dire. Allora, questa cosa qua. Come cazzo ce la faccio? Non c'è scritto nulla, però vedo del discorso del Cosa? dei nuovi DLC di Eurotrack American Track. Ma ormai è tutto sballato, David. Bisognerebbe aspettare che si
Calmino un po' no, gli stanno messo delle foto dell'Iberia. Sì. Però... Ma... Qua mi sa che se ne parlerà... Forse l'Idao esce quest'anno, secondo me. Quindi no, altri... dovrebbero uscire tutte e due quest'anno. Il problema è quando, perché... Se mantengono, se riescono a mantenere il calendario, dovrebbe uscire in estate quello del per quanto riguarda Iberia o Idol, oppure l'incontrario. E l'atto secondo, diciamo così, uscirà poi a dicembre, allora, verso Natale. Considera che loro hanno messo l'open beta. Di entrambi, no? Sì. Ma lo sai, quando fanno l'open beta viene da pensare lo facciano per mettere dei DLC. Sì, proprio certo. E per migliorare, ovviamente. Sì, anche per me, però già lo mettono per mettere quattro. Sì, per nuovi DLC. Che già uno è uscito. A volte anche DLC tipo skin, roba varia. Che uno già è uscito per Eurotrack, è quello lì del... delle bull bar della qual è quella marca, vabbè, una marca nuova, ecco. E quindi secondo me uscirà su, uscirà prima su American Track e poi su Eurotrack, perché se sta guardando l'open beta, l'open beta di Eurotrack è uscita in questi giorni. Sì, American Track è uscito quando? In metà marzo forse. Quella di American Track è già un mesetto. Sì. Quindi dovrebbe uscire prima American Track, come ha detto te. Allora. Questo. Però secondo me sarà tutto rimandato di almeno un paio di mesi meno. Ma sì, questo punto. Non lo so. Oddio, lo starnuto qui se... piazzato, bastardo che non si ha. Io vorrei sapere perché l'avrei già capito, se fosse già uscito il preordine l'avrei già preso. Il problema è che loro il preordine non lo mettono. No, il preordine non lo fanno. È una cosa che non mi piace. Cioè, non è mi piace, in realtà io sono contro il preordine, però per quei titoli che conosco, tanto so che li prendo, lo vorrei lo mettessero non due settimane prima, ma almeno due o tre mesi prima. È che non sanno le date. Ora quello di Eurotrack lo capisco, quello di American Track non lo so, vedremo, dai. Sì. Tanto il prezzo sarà sempre il solito, sì, 12,50 su American Track e 18 euro su Eurotrack. Il prezzo è quello. Dipende anche dalla grandezza e dallo stato. Vabbè, in genere il prezzo è quello di quando escono. Sì, non vanno molto a lontano. Ah, no. Che cazzo ci voglio mettere qualche logo bellino, però io qua non ne vedo. Ma non ne ho. Si divertono tutti a regalare giochi in questo momento. Certo, perché vogliono intrattenere il più possibile. Il problema è uno, non è che può stare sempre a giocare. Hai capito. No, diciamo, sono rimasto sorpreso da Ubisoft, che ha regalato due titoli, secondo il mio punto di vista, buoni. Comunque, già regalato Rayman e poi Assassin's Creed 2, che secondo tanti è migliore. Ops, dove cacchio è? Anche Sony ha regalato su PlayStation, ha regalato la Nathan Drake di Uncharted, cioè Uncharted 1, 2, 3 per PS4. Ah sì? Sì.
diciamo che non me lo sarei aspettato, cioè da Sony forse ni, da Ubisoft non me lo sarei aspettato. Perché è così cattivo? No, che in genere l'anno, due o tre anni fa fecero una settimana e regalarono diversi titoli. No, non è cattiva. Non è cattiva. Diciamo che non me lo sarei aspettato, poi. Electronic Arts che non fa più nulla, fece quegli anni fa con offre la ditta, ora è due o tre anni che non offre più un piffero. L'hanno tolto chissà perché, ma poi non ho capito, ma perché l'hanno tolto? Visto che regalavano giochi vecchissimi, perché erano vecchi, non è che regalavano giochi. L'unico che è l'Epic Games Store, che vabbè, quella è una strategia loro, che regalano giochi. Vabbè, comunque Uplay, visto che ci sono e sto guardando, te lo dico cosa hanno regalato, perché io quasi tutti i giochi l'ho presi gratis. Ma porca miseria, non c'è uno Speedy Gonzales senza sfondo? Allora, hanno regalato un anno, mi sembra, anno 1602, che sia un gioco di 10 anni fa. Vedi? Non è male, cioè non è no, male. No, è bello il gioco, però strategico, non sono giochi molto recenti. No, vabbè, Assassin's Creed 2 di 10 anni fa. E il 3 mi sembra lo regalarono, il 4 Black Flag, Unity l'hanno regalato, quella mi è piaciuta, quella cosa lì l'hanno regalato quando successe di Notre Dame, quando successe che dettero fuoco a Notre Dame, dettero un regalo quello, perché siccome nel gioco c'era anche Notre Dame. Chronicle Cina, un altro gioco, poi hanno regalato, questo le gano 2 anni fa, Beyond Good and Evil, Far Cry 3 Blood Dragon e Child of Light, che l'hanno regalato recentemente. For Honor, The Crew, mi sembra il primo lo regalarono, un periodo. Splinter Cell anche il primo. Che Watch Dogs hanno regalato. Splinter Cell? Sì, ma quelli che hanno regalato, secondo me, alcuni è perché non hanno venduto nulla. Tipo Watch Dogs. Comunque Ubisoft fino a, secondo me, fino a 7-8 anni fa titoli buoni li faceva, ora è che non li fa buoni, è che hanno un metodo che non mi piace. Ma a me quello che mi fa incazzare di più è l'ottimizzazione, che proprio... No, su quello sono d'accordo, su quello sono il primo a essere d'accordo, però se mi dici sui titoli... No, i titoli no. In confronto a quelli dell'Electronic Arts, secondo me sono 100 volte superiori. È vero che Electronic Arts ha FIFA, ma per me FIFA non lo considero come un gran capolavoro. Loro c'hanno Assassin's Creed, vabbè, poi c'hanno... C'hanno Far Cry, che gli ultimi, come gli ultimi Assassin's Creed, sono opinabili. Vabbè, Rayman, che come serie all'epoca era un capolavoro. E The Crew, che... Dire che è un gioco bello, no, però insomma non è neanche tanto. Più che altro, ecco, Splinter Cell, quella è una serie che hanno lasciato di cadere. Che era bellissimo. Sì, però insomma... diciamo che, ti ho detto, gli ultimi 4-5 anni non hanno più fatto titoli decenti. Tony Katz, secondo me, è di più. Ci sei? Sì, sì. No, non ti sentivo più. Ah no, ci sono, ci sono. Ok. Ragazzi, sto facendo una skin un po' particolare.
Ma ci mettiamo anche qui work in progress. Tanto te l'hanno detto di PES, te l'abbiamo detto, mi sembra di no, però. Cosa? Che su PES sia io che Antan, più io che Antan, perché l'ho trovato in realtà le mod. Abbiamo trovato due mod sul 2020. Ah no, non lo sapevo. Pace. Ma sono ufficiali? No, l'ha fatto uno italiano che sostituisce alcune squadre, diciamo le squadre tarocche, leva la seconda divisione spagnola, mette quelle ufficiali. Sono per PC e per PS4 anche. No. E c'è in pratica, c'è le squadre classiche, quindi migliori giocatori. Ha fatto 100, mi sembra, 104. E poi ha fatto la stagione 92-93 di Serie A. Buono. Però questa qui ha detto il signor Antani non la scarica, perché ha detto non voglio togliere la championship inglese. Ma, detto, ma non ci giocherà mai con la championship inglese. Appunto, che cacchio. Appunto, ora mi dici, togli la Premier League. Beh. Sono d'accordo. Togli la championship inglese. E ci metti la Serie A 92-93. Io ho preso la Reggiana, penso. Grandissima. La squadra peggiore che c'è. Cioè, fra quelle lì, cioè. Poi c'è Napoli, c'è tutte e due, chiaramente. Ma quello è normale. Il Napoli Classic e Napoli... Il Napoli 92-93. Ok, diciamo. Dai, vediamo un po' se sei d'accordo con i giocatori che hanno messo, perché siccome hanno messo, allora Zoff, allora formazione titolare messa da questo qui, Zoff, quella classic, cioè migliori giocatori del Napoli, Zoff in porta, Kroll, Cannavaro, Koulibaly, Ferrara a centrocampo e in difesa, scusami, De Napoli, Amzin, Callemao a centrocampo, in attacco Cavani, Careca, Maradona. Chi ha messo? Cannavale o Cannavaro? Cannavaro. E Cannavaro mica giocava. Non giocava. Fabio Cannavaro. Ma non giocava, era il racchetta palle faceva. No, no. Sì, però ci ha giocato a Napoli. Sì, ma quando? Ma no, sono d'accordo con te, però ce l'ha messo. Cannavale forse voleva mettere, ma no, Cannavaro, che era un bischello all'epoca. E comunque gli altri difensori, allora, un po' in panchina ha messo Garella, Blanc, Laurent Blanc, Francini, Salvatore Bagni, Zola, Sivori, Higuain, Bruscolotti, Mertens, Giuliano, scusami, Ayala, Altafini, Lavezzi, Romano, Fusi. Ha fatto una bella insalata. Sì, lo so. Renica, Insigne, Bruno Giordano, Calleon, Savoldi, Albiol, Crippa, Corradini, Allan, Fonseca, Cannavale. Ha mischiato il calcio degli anni 80, Ferrari. 90 e 2000. Mamma mia. Porca puttana. Vabbè, poi tipo decide chi fa giocare e chi non fa giocare. Ma l'eterno panchinaro Zola rimane in panchino, ovviamente. Vabbè, Higuain so che non, da tifosi napoletani non lo fa giocare. Lo fa. Senti, io non sono d'accordo con i miei concittadini napoletani tifosi. Perché veramente basta che qualcuno di giocatore del Napoli faccia qualcosa, che non so, va a giocare nella Juve, si dimentica tutto quello che era del giocatore, di quello che ha fatto il giocatore, di quello che ha fatto. Sì, sì. Ma che cazzo? Un po' di riconoscimento. In attacco che gioca a tre punte. Cavani, Careca, Maradona. Vabbè, Maradona non si può togliere, questo siamo d'accordo. Da cosa lo deduci? Tra l'altro gli hanno dato 97 di overall, quindi non è tanto debolito, no?
Il massimo di crescita del giocatore con Zola, Sivori, Higuain, Mertens, Altafini, Insigne, Giordano, Calleon, Savoldi, Fonseca, Cannevale, faresti giocare? Vabbè. Questa è una domanda da un miliardo di dollari. Voglio. Secondo me Cavani, allora sono sincero, vai. Secondo me Cavani a 3 non può giocare esterno. Ah sì, fai la punta c'ha centrale. Giocato, sì. Però ma non è il suo forte. Non è il suo ruolo. Maradona secondo me esterno sinistro ci ha giocato, se non mi ricordo male, anche. Sì. No, fa vedere Ronnie, qualche volta però ci ha giocato, però non è che lui ha messo seconda punta, secondo me è più un trequartista seconda punta, può giocare anche come prima punta Maradona, eh? Allora, a scanso di equivoci, io quando giocava lui avevo 4-5 anni, ma neanche, quindi non è che mi ricordo tutto questi ruoli. Quindi è un po' così, sono ricordi vaghi proprio. Tu non eri ancora nato, sì. No. Quando ha detto 80? 80. 80? Se era 88 o no? Sì, gli anni 80. Perché poi Maradona se n'è andato nel 92, 93. No, che cosa? Prima. 90, forse. Subito dopo il secondo scudetto se n'è andato. Quindi sì, più o meno. No. Il secondo scudetto è 89-90, insomma. Porca puttana, non mi ricordo. Vedi un po', va. Penso sia 89-90. Eh sì, il 91 massimo se n'è andato poi. Sì, qua stiamo a posto. Là non devo metterci niente. Fino al 91. T'ho detto io. E l'ultimo vedrai nel 90 che vinse il Napoli lo scudetto. Allora. 89-90. T'ho detto, quelli gli anni. Ok. Questo qui dobbiamo metterci una bella. Ciao Roberto. Oh, fallo entrare. Diglielo. Ciao. Oh, buonasera Robby. Come va? Sì, 10 minuti, poi devo andare. Ah. Ti hanno chiamato al lavoro? Sì, alle 5 arriva in clinica, bisogna stare lì fino alle 10:15. C'è bisogno. Non c'è coronavirus, niente, lì è proprio una clinica a sé, proprio. Ah, no, okay. Non si occupa di questo. Riceve una formazione del Napoli del Classic. E gli ho detto io, fra tre giocatori in attacco, è difficile scegliere chi fa giocare. Vabbè. A parte Maradona che deve giocare a titolare, però. Grazie, possono stare a casa. C'è Cavani, Careca, Zola, Sivori, Higuain, Mertens, Altafini, Lavezzi, Insigne, Giordano, Calleon, Savoldi, Fonseca, Cannevale e Vinicio. Via Sivori e Altafini, tutti gli altri possono giocare. Cioè, questo ha fatto un'insalata tra giocatori degli anni 80, 90, 2000. Ma no, Careca, Maradona e Savoldi. Che ci sta. Sì, ci sta. Tutti forti, no, vabbè. Anche Sivori, Altafini. Io non li ho vissuti quegli anni lì, però a sentir mio padre erano... Anche Zola? Quando c'era papà. Zola non era un fenomeno, però. Infatti stava sempre in banchina, doveva fare il secondo di Maradona, quindi è inutile che lo metti.
Sasami in banchina. Non giocherà mai. Quando ha giocato? Pochissime volte Zola ha giocato. È come quando giocavo io nella finalese, nel finale ligure. Ce n'era uno che voleva sempre entrare. Io gli dicevo: senti, ascolta. Stai a casa, come meglio. L'hai già visto? A centrocampo invece sei d'accordo con far giocare quelli che ha messo qui, cioè Amzic De Napoli Alemão, e mettere De Bagni, Giuliano, Romano, Fusi, Crippa e Allan in panchina? Insomma, in tribuna. Ma in panchina sì, tribuna no. Quei tre che hai detto a centrocampo sono forti, tutti e tre. Vabbè, anzi, anche... che secondo me deve giocare. Anche Bagni ha giocato tanto a Napoli, eh? Sì. Sì. Anche sì. Crippa, se non mi ricordo male. Sì, ha giocato anche nel Toro, Crippa. Allora, ragazzi, io la skin, questa qui, l'ho completata, del Mercedes Sprinter. Quindi, la salviamo in... Mi ricordavo che Loren Blanc aveva giocato a Napoli. Comunque quello che dicevi... in tribuna Ayala, ma... No, vabbè, no, in tribuna Ayala no. Quando te dicevi ieri sera di... Non è... È Kolarov. Non è Kolarov. Kolarov. Giusto? Mm. Quello lì ha giocato nella Juve, eh? Kolarov, sì, Kolarov. Perché lo chiamano Kolarov? Kohler. Ah, Kohler, sì. Ah, Kohler. Kohler. Jay Kohler c'è scritto. Eh sì, Jay Kohler, sì. E quello giocava. Io ti ho chiesto se era forte, te mi hai detto no, è una pippa. No, perché io ho fatto confusione, perché ce n'è stati tanti di stranieri in quegli anni lì, da quando hanno aperto dopo Spagna 82, è cominciato e a arrivare. Poi c'era Giulio Cesar. Ma per l'amor di Dio, lasciamo perdere, quello lì è veramente una pippona, non una Giulio pippa. Cesare. No, non mi piaceva a me, a parte non perché era della Juve, però non era andava buono. Giulio Cesare. No. Eh? Era poco digeribile. Ah, ma lo... come si dice? Lo... Cesare. Dica. Lo contestavano anche gli stessi ultra della Juve, perché faceva delle cappelle dietro, che mamma mia. Ho giocato 4 anni alla Juve. Sì, è stato 4 anni e c'era, noi abbiamo vinto un derby, quell'anno lì c'era, dietro c'era Giulio Cesar e c'era Marchesi che allenava la Juve, noi gli cantevamo resta Torino, Marchesi resta Torino, resta Torino. Ma anche noi. Aveva messo una formazione della Juve veramente irriconoscibile, cioè sovrastati, proprio, ma vabbè, era un altro calcio, c'era un altro Toro, vedevi proprio che giocava tutte le squadre, era bello, giocavano proprio con la voglia, cioè uscivano da lì, la maglietta era sudata, i capelli erano bagnati, adesso escono, hanno già fatto la doccia, non lo so. Allora, guarda la formazione 92-93, forse te Luigi te la ricordi un minimo. Galli aveva... Allora, Galli in porta. Sì, questo sì. Francini, terzino sinistro. Nela, Corradini in difesa e Ciro Ferrara sulla destra. Come? Poi Policano, Terne, Crippa a centrocampo. Zola, Careca, Fonseca. Grande Napoli quello lì, Porca puttana. Solo Francini, che poi... Corradini, Policano, Toro, Sono andati poi via, sono andati al Napoli. E chiaramente non erano buoni, no? Allora diamoli via, diamoli via quelli lì, Facciamo Cannavaro un panchina. Sì. Sì, però era già un Napoli che era già andato via, ma... Sì. Sì, ma dopo Maradona non hanno fatto più niente. Dopo Diego no. Però Careca era una bestia, Careca. Mamma mia. Careca? Mamma mia. Careca era Careca. Niente da dire. Alemão, Careca. Ma Fonseca è Fonseca che allena la Roma, no? Eh...
non mi ricordo, sai. Quel Fonseca che allena la Roma ha giocato nel Cagliari. Se non vado errato. Sì, Fonseca, quello lì che gioca, che allena la Roma, mi pare che quello lì è lo stesso quello, no, che giocava. Quello è Paolo Fonseca, questo c'è scritto Di Fonseca. Ah, ok. Chi? Ah, Di Fonseca. Daniel Fonseca. Dicevo io che... Sì, ha giocato nel Napoli 2 anni, ha fatto 31 gol. Visto. È vabbè. Quello che poi andò al Cagliari, quello che aveva giocato nel Cagliari, quello di Cagliari. Sì. Cagliari, Napoli, Roma, Juventus. Sì, anche nella Juve, sì. Sì, ma la Juve fece pena. Sì, nella Juve sì. Però nel Napoli era forte. Ma a me piacerebbe sapere quanti anni ha un certo Juari. Chi è? Juari. Lo ricordi nell'Avellino? La mappa, c'ho l'album delle figurine. Che roba. Juari, sì. 59. Ha giocato nell'Avellino anni quello lì. Sì, 80-82 ha giocato nell'Avellino. Ha giocato nel Santos anche e Inter. Sì. Ma che roba che era. Quando segnava faceva sempre il giro della bandierina. Faceva il balletto, ma era una velocità, ma una velocità. Era uno spettacolo. Era uno spettacolo. Cavellino con noi, per amor di Dio, lasciamo perdere. Ricordi proprio. Mamma mia, i lupi. Ma i lupi, dai che. Visto però le entrate degli spogliatori che si sono fatti, Cavellino. Proprio al lupo. Mamma mia, proprio bello. Impressionante. Sì. Grandi rivalità, con Foggia, Napoli, Salerno, Juve. Ma Stavia, rivalità a livello proprio, rivalità nel senso guerra. Guerra aperta, sì, uperca. Catene, Salerno. Mazze, chiodate anche. Comunque l'Inter era scandalosa quegli anni lì, eh. Poi dice non vinceva nulla. Vabbè, non c'aveva... cambia 80 giocatori a gennaio e 90 ad agosto. Ci aveva Serena, no? Aspetta. 92, no, Serena era... Era prima? Attenzione. Ogni bu che le faccio, David, si renda conto che era una ciofeca. Vado avanti. Ci aveva, allora, vabbè. In difesa non era male, c'aveva Zenga in... Riccardo Ferri, Bergomi, Battistini, non credo che era un fenomeno, De Agostini. Poi aveva Nicola Berti e Manicone al centrocampo. Ciao a Summer, non so se è quel Summer che poi vinse il pallone d'oro. Non mi ricordo. Bianchi, Shalimov. Cavolo, vabbè. Fontolani in panchina insieme a Orlando. In attacco c'aveva Sosa e Schillaci. Bubu. E poi c'aveva il fenomeno Pančev, che penso sia ricordato tantissimo. Che andò all'Inter e non fece nulla. E Zamorano è dopo, vero? Zamorano è dopo. C'aveva di Napoli anche l'Inter. Zamorano era forte, eh? Sì, ma non era sto fenomeno. A me ditemi quello che volete, a me faceva impazzire Djorkaeff. Djorkaeff, sì. Mamma mia. Che grande. Allora, ragazzi, proviamo la mod skin se funziona in game. Che altro te guarda la squadra che va al Milan? Rossi, Maldini, Costa Curta, Baresi, Tassotti, Albertini, Rijkaard, Gullit, Lentini, Papin, Van Basten. Minchia. È come dirò le Benji. Non è che avesse una squadretta. Antonioli, Galli, Gambaro, Boban, Donadoni, Savicevic, Massaro, De Napoli, Simone, Vani, Eranio, Nava, Serena. La squadetta è quel Milan, giocò poco al Milan perché poi fece quell'incidente che combinò. Sì, ebbe un incidente in macchina. Brire. Poi c'è anche, c'è Roberto, c'è anche la squadra tua preferita,
Poggia. Poggia, vai. Mancini. Olè. Caini, Di Bari, Bianchini, Petretti. Caino. De Vincenzo, Di Biagio, Seno. Ah, madonna Dio. Poi? Roy, Colina, Kolivanov, Bresciani. Grande Giorgio Bresciani. Guarda che nel toro, poi c'aveva, senti, c'aveva Grassadonia, quello giocò nel coso. Nel Bologna, mi sembra, nel Cagliari. No, non è buono. C'era anche Fresi, il fenomeno. Mamma mia. Allora, Mod c'ha qualche problema. No, no, non è che c'è qualche problema, questi sono i migliori giocatori del film. No, qua la Mod. Ma qua nel gioco qua. C'ha qualche problema e io non posso assolutamente farci. E qui sentiamo caso. Roberto, se i giocatori della Fiorentina. Scusi, una piccola annotazione, ma uno che si chiama Di Bari può giocare nel Foggia? In teoria no, però secondo me rischia, secondo me rischia di grosso molto, Allora, si faceva giocare tribuna, via tribuna e venduto, via. Esatto. Allora, la Fiorentina aveva Mareggini in porta, poi Carrobbi, Luppi, Pioli e Carnasciani. Ma grosso. Pioli è quello che allena. Sì, sì. Effenberg, Di Mauro, Orlando, Laudrup, credo era fratello di quell'altro Laudrup. Mi sembra di sì. E poi c'aveva Baiano e Battistuta in attacco. Eh beh, Ciccio Baiano e Battigol, mamma mia. Sì, sì. La squadra da Coppa UEFA. C'aveva anche Eddie Baggio, credo sia il fratello di Baggio. Flacco anche c'aveva la Fiorentina. Tosto. Tosto e Tosto. Iachini, quello che allenava. Mamma mia, Iachini. Ti piaceva Iachini? Sì, perché era cattivo. A Couto era come... molto più cattivo. È un po' come PES, quando vanno via. No, c'era un giocatore nel Trapani. Che... grande Trapani. Che non lo metteva giù nessuno, appena arrivò Couto gli spezzò le gambe. Mamma mia, Couto era un animale, ma un animale vero, faceva solo falli, faceva, esatto, ma quello era Montero, lasciamo perdere. Niente, glielo devo dire al proprietario della Mod qua. Se non va, sì. Comunque anche il Padova non è una squadretta. Ragazzi, non possiamo provare la Mod. E questo mi fa incazzare. C'è Di Livio. Di Livio e Del Piero, il Padova. Sì, hanno iniziato lì. E Maniero anche, Pippo Maniero. Pippo Maniero, Dio buono. Come Pippone? Non era Pippo Maniero? Filippo, Pippo lo chiamavano, Filippo sì. Maniero, sì. A due metri dalla porta tirava la palla in aria. Filippo! Ma perché sti attaccanti? Filippo Maniero. Brava Walter Schachner, partiva in quarta, poi ti faceva i gol più incredibili, no? Partiva negli anni 80 con un certo grande e mitico Beppe D'Ossena, partiva, gli dava la palla, sui piedi, doveva solo andare in porta e segnare, dai, tutti così, quando sgroppava, arrivava davanti alla porta, sotto la nostra curva, sempre, sembrava lo facesse apposta, tirava alto, ma io non capisco, non siamo andati una volta all'allenamento? Ma secondo me non l'ha capito nemmeno lui, perché... Ma non capisco, cioè,
60 metri di corsa in contropiede, tu la devi cadere dentro. Aveva una velocità pazzesca. Come minimo la porta dovevi inquadrarla, come minimo. Signor Roberto, hanno messo anche il miglior Genoa, siccome è stata anche... è vabbè. Stato anche... Branco, un nome, un perché. Signorini, Rosato e Panucci. Champions League, Panucci, Dio fa. Thiago Motta, Ruotolo a centrocampo. Mm. Bruno Conti e Meroni. Beh. In attacco Shu Scuravi e Milito. Marone. Beh, allora Meroni e l'altro Bruno Conti non si discutono, eh. Non si discutono. Milito Scuravi, non può discutere. Scuravi e Milito, due belle. Ci hanno messo anche Beppe Sculli, eh. Ah, boh, mamma mia, mamma mia. Allora possiamo stare tranquilli, no, Robè? Oh, minchia, altro che minchia Mbappé. Altro che Mbappé, scherzi, mica Sculli. Ha vinto tanto nella sua vita. E biglie, quelle che giochi nella sabbia, minchia. Ma che passa, anche da Torino giocava nella Juve, Sculli. In live, non può, sei in live, eh? Eh sì. Mi sembra, giocava nella Juve. Nella primavera della Juve. Poi va bene, lasciamo, abbiamo detto tutto, lasciamo perdere. Dopo mezzanotte. È meglio. Ci hanno messo anche Criscito. Vabbè, Criscito, come fanno a mettere? Siamo in fascia protezione. Lui è bravo. Insomma, che lui primavera Juventus, Criscito, no? Ma io avrei fatto Milito, Aguilera, Martin Vasquez, Scifo, Policano, Francini, Corradini. Comunque Policano l'hanno messo a Genoa, però in tribuna, e anche Aguilera ha messo in tribuna. Te pensa che menti del calcio. Ma te pensa che anche Collovati in tribuna hanno messo. Che mente malata, un uomo, un perché, ma la domenica sportiva sa tutto lui con quell'aereo moscia. Ma va. Sempre che parla del mondiale dell'82, sono passati 40 anni ancora lì con sto mondiale. Mamma mia. Io gli volevo mandare una mail, ti ricordo che avevi i capelli una volta. Mettila un po', Madonna, ma veramente, basta. Non so qual è la peggio. Senza no, poi capire. Che poi non era un gran fenomeno anche lui. Hanno vinto quelli del 2006, li caga più, capito? Ah, no? Ma guarda un po'. Hai capito? Ma tu pensi? Mi piace un certo Ciccio Graziano. Finale come Barone che campioneremo. Mamma mia, ma guarda che veramente. Lippi, secondo me, in quel sigaro, quando ha fatto le convocazioni, c'era qualcosa che non va. Catrame. Per convocare uno così. Che Zaccardo è campione del mondo. Che culo, Zaccardo. Mia Zaccardo era da comprare subito. Mica era un po' qua. Mamma mia. Non portò, allora, Panucci non lo portò perché lui l'ha sempre, ci litigò, mi sembra. Sì. Ah, no? Poi Vieri si fece male perché doveva portare Vieri, eh? Si è fatto male, sì. E non lo peccato portò. Perché, insomma. Che cazzo devo fare qua? Pensa che noi nel Toro degli anni 80 avevamo un certo Beruato che giocava sulla fascia col numero 7. Quello me lo ricordo. Questo Beruato qui era di Feletto Canavese. Che è vicino? È da me è a un quarto d'ora. Ah, 20 minuti. Dove abiti, ok. Mm-mm. Ma andavi a vedere gli allenamenti negli anni 80, c'era proprio... lo spirito lì dentro quel Philadelphia, cioè c'era il fuoco che usciva da bruciava l'erba. Negli ultimi anni vai a vederli, c'è, non so, boh. Ma erano altri tempi. Sembra di andare al teatro. Hai presente il teatro? Sì. Uguale. A me non piace più, a noi vecchi ultra non piace più così. Noi siamo sempre per la maglia, non c'è niente da fare. Che squadra quest'anno. Io veramente senti, portieri c'era Buffon, ecco. Peruzzi che era a fine carriera,
E Amelia, te pensi, ma portata anche Amelia è campione. Anche Amelia. Amalia, detta anche. Ma ditemi una cosa, no? Adesso al di là tutti i problemi del momento, ma voglio sapere una cosa. Cosa hanno deciso questi campionati? Cosa vogliono fare? Vogliono riaprirli a maggio, però per me è una grande stronzata. Anche dicono, per però non lo sanno neanche. E come verranno giocati tutte le giornate che mancano, la Champions League, l'Europa League, la Coppa Italia? Come fanno a farle tutto? Sinceramente non credo proprio che ci sarà. Allora, ti guido, dico la mia e poi ognuno ovviamente la pensa come vuole. Visto che ormai a maggio, a metà maggio, doveva finire il campionato, no? Ma che cazzo lo riapre a fare? Rifallo un nuovo, se lo devi fare, oppure rimandalo l'anno prossimo. Allora, questa è la notizia di oggi, che parlano della scuola. Ormai questo campionato qua è finito, basta, stop, guardato. Io ti dico della scuola, ha parlato Azzolina lì. Ha detto, allora, ha scritto, troppo rischioso tornare a scuola. Maturità auspicabile l'esame a scuola. Con i campionati sì, quelli si vanno a fare. Io dico che secondo me quest'anno... Io l'ho detto la mia, poi ovviamente c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Ma vogliono fare due giornate a settimana, ho sentito. Sì, ma come cazzo fanno questi giocatori? A porte chiuse, a porte chiuse. A porte chiuse, ma con le mascherine, con i giocatori e con i guanti, perché... Ma dai, ma che stronzata. Ma che stronzata. Ormai è finito il campionato, ormai è finito, stop. Ma in questo caso cosa succede? Cioè, come vengono definite le allora, posizioni? Ci sono le due possibilità. Avevano detto quando si parlava ancora che stavano ancora giocando. O finirla così e cancellare questo campionato. Oppure dare la vittoria a chi già... Perché questo era già il ritorno, giusto? Il girone di ritorno. Sì. E quindi dare la vittoria a chi è la prima. E guarda caso, chi è la prima? Ecco. La Juve. Io... E promozione e retrocessioni? Boh, non lo so io queste cose. Se noi siamo in B allora. Se invece no, cancellano direttamente, ah? Lo cancellano. Oppure lo cancellano, che per me fanno una grande cosa. Sono più contento che lo cancellano, ormai cioè non è una cosa voluta dall'uomo questa, è una cosa che è venuta. Sì, non è per teppismo o cosa, appunto. È per una cosa... Come hanno fatto insomma, durante la guerra? Durante la guerra hanno congelato i... Però quella era la guerra e vabbè, la grande guerra mondiale. Non tocchi quel tasto lì. No, vabbè, nel senso dire... Noi dovremmo avere 8 scudetti, non tocchiamo quel tasto lì. No, no. Roma campione, grazie al Duce. Vabbè, sta parlando del Duce. Mica di un cazzone così. Va bene, manager di Tiziano Ferro, Marrakesh il volo, live spostati al 2021, il governo ci deve delle risposte soprattutto per i lavoratori. Già. E lì è qua ci tasto qua i imprenditori lui si stanno lamentando da parte loro, posso anche capire che 600 euro al mese sono pochi. Io vorrei ricordare però ai signori imprenditori gli stipendi che danno ai loro, che non sono 600 euro ma sono un 100 euro in più a mese. E questo invece è, infatti perché dice, cambierà tutto per concerti, cinema, teatri, ingressi ridotti, scaglionati a orari diversi. Sì, finché proprio non si debella tutto. Là è sempre assemblamento, altro che... Per conto mio quest'anno ma per me possono levare tutto quest'anno perché non mai è andato infatti lo dissi subito, cioè, secondo me quelle saranno le professioni che le prime che sono a forte rischio di sparire, finire. Sì. E poi per ricominciare sai quanto ci metto, però ci può rientrare perché riguarda tutte le categorie, no? La Konami
io ho letto sul blog, qua sul cellulare, è l'aggiornamento. Che il 30 aprile esce un aggiornamento che loro mettono lo stesso l'europeo, perché ormai era già finito, era già nel gioco e non possono più toglierlo. Però stanno valutando di stoppare un anno l'uscita di PES e farlo uscire nel 2022. E non sarebbe attenzione, una cosa malvagia. Attenzione, proprio il direttore della Konami, Matsubishi, come si chiama quello lì? Vabbè. Non so. Quello della cosa, quello della dice cioè, anche le moto. Però io sono dell'idea che quello del 2021 possa slittare. Vieni con me col discorso mio, Davide. Che PES fai uscire? Che non c'è calciomercato, non... cioè che PES fai uscire? Lo fai pagare 50-60 euro con 5 campionati licenziati e basta? Senza mercato, senza niente. La gente non te lo compra, è normale. Non lo fa uscire, lo fai slittare. Non lo fare uscire, lo fai slittare. Ma infatti stanno pensando a questo. Non hanno ancora preso la decisione. Ma secondo comunque me non lo fanno. Cosa fa anche FIFA? Perché PES con Konami è in confronto vende meno. Vi vedete cosa fa la FIFA proprio Electronic Arts, che loro hanno infatti tutti gli accordi. Esatto, e difatti la partnership di Konami nel nuovo PES adesso, al di là che esca adesso fra 6 mesi o esca nel 2022, sarà di nuovo la Juventus. Attenzione. Quindi lo sponsor sarà lei per la copertina, diciamo, no? Però loro cosa stanno giocando su questa cosa? Non dico niente di male, anche se perché sono notizie, non dico ufficiali, ma quasi. Stanno giocando, che discorso che c'è nell'articolo. Non l'hanno detto palese palese, ma il succo del discorso, loro vogliono mirare a fare un motore grafico molto più potente su nuove console. E allora prendono di spunto questa cosa qui, che ci sta, perché c'è un'emergenza, quindi ci sta. Capito su cosa hanno giocato? E vedrai che faranno così. Te lo dico io. E allora scusate che parlo un attimo con te. Alla fine... Caro PES 2020, preparati che sarai inserito lì dentro e te faccio, te trasformo nel 2021 e nel 2022. Inizia signor Magico. Dica. Che forse può far ridere. Anche Charles Leclerc ha fatto una live su Euro Truck Simulator 2. Ah, dai 300 all'ora. Bello. Un camion. Ma qual è quel canale lì che giocano quelli lì, David? Ce n'è diversi, ce n'è diversi. Quello di Leclerc è sono su Twitch, però non su YouTube. Ok. E poi un'altra notizia che questa me l'ha data, non posso fare chiaramente il nome del canale, io non sono iscritto. Me l'ha dato un mio amico che giocavamo insieme su Battlefield 3, adesso sta facendo proprio competitivo tornei su Rainbow Six e sono arrivati in finale e ho visto il video, purtroppo hanno perso, vabbè. Ha detto così, sentendolo qua sul cellulare, che la EA di Los Angeles si è staccata da quella europea. Ah sì? Sì, perché li hanno, fra virgolette, e dico fra virgolette, li hanno accusati che tutto insieme hanno rovinato un grandissimo gioco che è Battlefield. Ammazza. E allora adesso la EA di Los Angeles è staccata e sembra, chiaramente, sarà per PC, sarà per nuove console dalla 5 in avanti, è in progettazione dalla EA di Los Angeles un Bad Company 3 che assomiglierà a Battlefield 3. No, io ho sentito che doveva fare un nuovo Battlefield. Eccola qui la notizia. Battlefield 6. DICE cerca sviluppatori per il nuovo episodio in uscita nel 2020. Hai visto? Nel 2021. Sappiamo che Battlefield 6 debutterà entro marzo 2022, quindi sicuramente uscirà prima. E allora, attenzione. Che arriveremo. Però sulle nuove console o su PC. Arriveremo con calma, arriverà anche Roby Ultras. Esatto. Attenzione. Okay. Che se mi assomiglia a Battlefield 3, mamma mia, ragazzi. No, c'era questa cosa, difatti è vero, cercano sviluppatori, ci sarà un motivo, no? Certo. Ma ha fatto bene, difatti ha ragione. Cioè, Battlefield 5, la grafica è spettacolare.
è il gameplay che, cioè, tu non puoi mettermi, allora, 32-32, ok? Mappe grandissime, 6 bandiere, pochi mezzi, ti arrivano con un aereo, se sbloccano l'atomica, te la tira sopra il bersaglio, ti viene tutto lo schermo rosso, ammazza almeno 15-16 persone in un colpo solo. Parte quello, proprio pochi mezzi, pochi mezzi, pochi mezzi. Le mappe, per grandi come sono, avrebbero dovuto mettere più mezzi, perché se no è un delirio. A piedi è qualcosa di impossibile da fare, ti sparano da tutte le parti. Sono grandi, mappe grandi, fatte bene, per l'amor di Dio, però... Meglio dare un aiuto? Ma sì, devi stare attento, se ti arriva l'aereo impicchiato, ti mitraglia, ti tira due bombe, ciao, mamma mia, fa paura, fa. La grafica ci sta. Questo è ufficiale, Crysis lo rimasterizzano. Ah. Il primo. The Last of Us. Una mod per inserire i template del nuovo rimorchio, perché pare che non c'è. Io non sono bravo a crearmeli da capo, proprio io, le mod, però non c'è. Quindi abbiamo fatto una live a vuoto, ma neanche no, perché abbiamo passato questa un'oretta circa di pazzia. No, sì, parlando un po' con i ragazzi, di più di meno, io mi sono fatto il lavoretto, comunque l'avete visto più o meno come si fanno le skin, niente. Ragazzi, nulla, che cacchio vi devo dire? Non si mi può spiace, fare. Mi spiace. Comunque, a meno che non ci facciamo. PES, l'aggiornamento UEFA del 2020 rinviato a data da destinarsi. Quindi non esce il 30 aprile. Un'ora e mezza di live. Vabbè ragazzi, facciamo così. Interrompiamo qua la live. Io ve la riporto questa live sul primo canale, ovviamente YouTube. E nulla ragazzi, io ringrazio David Bex, ringrazio Roberto per avermi fatto compagnia. Ci vediamo alla prossima, volevo fare domani una live, ma no. Perché adesso mi sento meglio, ma domani con questi venti che ci sono, il polline che gira, no. Tra l'altro io ho detto anche a David che mi sono dovuto prendere i Bentelan, perché... Madonna. Stavo a punto di... Quindi ho resistito con gli stavunti. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sì, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buona continuazione di giornata, buon sabato, buona domenica e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao.